Un saluto a tutti gli utenti da Emilia Senzale, questa volta ai microfoni di Napoli Village per la rubrica Linea Azzurra Gol. Ho l'onore e il piacere di ospitare Antonino Bulla che è collegato in questo momento dalla Sicilia, da Catania, collaboratore giornalistico per varie testate siciliane, nonché esperto di calciomercato. Si occupa infatti da tantissimo tempo appunto di tutte quelle che sono le notizie di calciomercato, non solo della sua squadra del cuore, ma anche di tutte le altre squadre di Serie A. Un saluto a te, Antonino. Ciao Emilia, un caloroso saluto a tutti i tifosi del Napoli che ci ascoltano. Allora, Antonino, io sto registrando appunto questa nostra conversazione letteralmente il giorno dopo delle ultime ore, ecco, di calciomercato. Un tuo giudizio, ma molto generale, sulle 20 squadre e soprattutto come è andato secondo te il calciomercato sia del Napoli sia del Catania? Sì, allora, bene, se partendo da Catania e Napoli, le realtà più vicine a noi, dico che il Catania, insomma, cercava un vice Bergessio e l'ha trovato in Edgar Cani, l'attaccante albanese. Certo, i tifosi qui a Catania aspettavano qualche altro colpo, però effettivamente la squadra sta girando bene, quindi non necessita di ulteriori acquisti che, come dico spesso io, forse a volte possono portare non benefici, ma problemi all'interno dello spogliatoio, sai, quando le squadre poi hanno una rosa eccessivamente ampia. Il Catania comunque può contare sui giovani della primavera che all'occorrenza appunto potranno essere utili a Maran. Per quanto riguarda invece il Napoli, insomma, l'acquisto di Rolando in difesa è un colpo. I tifosi del Napoli devono essere fieri di questa campagna acquisti fatta da De Laurentiis. Il reparto di difesa credo che era quello che doveva essere ritoccato ed è stato fatto. Poi l'altro acquisto, Radosevic, è un giovane che in prospettiva appunto potrebbe fare bene e comodo al Napoli. Per il resto, dando uno sguardo insomma alla Serie A, il top player che ha tenuto banco in questa sede di calciomercato è stato sicuramente Balotelli. La Juventus si è rinforzata con Anelka e ha preso per il futuro Llorente. Insomma, sono stati questi i colpi più importanti. Se vogliamo metterci anche quello della Fiorentina, che con Dissoko ha appunto messo a segno un bel colpo al centrocampo. E apro una breve parentesi proprio per chiudere questa nostra sezione dell'intervista del calciomercato. Che ne pensi del colpo molto commentato, insomma, da ogni punto di vista del Milan su Balotelli? Guarda, sinceramente non mi aspettavo che Balotelli tornasse in Italia e al Milan, e anche se insomma, si è parlato tanto già subito dopo il trasferimento al Manchester City di Balotelli che un giorno appunto Super Mario potesse tornare in Italia per indossare la maglia rossonera. Beh, che dire, se Balotelli fa il Balotelli calciatore, allora che ben venga un campione come lui in Italia, visto che molti ormai super calciatori abbandonano il nostro campionato per andare all'estero. Se Balotelli deve fare le sue insomma, uscite notturne da ragazzino, allora insomma, per il Milan sarà stato sicuramente un flop e non un top colpo. E caro Antonino, neanche a farlo apposta, la prossima sfida ci vede protagonisti perché Napoli e Catania appunto si fronteggeranno proprio qui allo Stadio San Paolo. Che ne pensi insomma di questa partita? Ma insomma, una partita attesa sicuramente da entrambe le tifoserie, che tra l'altro sono molto amiche, gemellate, possiamo dire così. A Catania, guarda, la partita con il Napoli è sicuramente quella più attesa, insieme a quella col Palermo, il derby, e non in questo caso appunto per una rivalità, ma tutt'altro per questa amicizia che contraddistingue non solo le due tifoserie, ma anche le due città, perché condividono molto Catania e Napoli, sia dal punto di vista culturale e calcistico, perché credo che il calcio a Napoli e a Catania venga vissuto allo stesso modo, no? Si aspetta la partita per tutta la settimana, credo che sia la cosa più importante il calcio in città insieme al Santo Patrono. A Catania per noi le cose più importanti sono Sant'Agata e il calcio Catania, e credo che a Napoli sia la stessa cosa, no? Con il
il calcio Napoli e San Gennaro. Questo, dal punto di vista culturale, siamo molto, molto vicini. Poi, per quanto concerne insomma la partita, sarà una partita secondo me da tripla, cioè aperta a qualsiasi risultato, perché il Catania sta viaggiando diciamo a mille, sta andando benissimo, sulle ali dell'entusiasmo, e quindi si presenterà a Napoli galvanizzato e anche con diciamo uno spirito così più libero, senza le pressioni di dover a tutti i costi ottenere un risultato, a differenza invece del Napoli che deve vincere per avvicinarsi alla Juventus. Ecco, rimprovererei in questo caso alla squadra del Napoli, se posso permettermi, di aver fallito fino adesso i match ball, chiamiamoli così, per avvicinarsi alla Juve. Secondo te sono state occasioni perse per gli azzurri? Ma sicuramente, perché la Juventus di quest'anno non è la squadra imbattibile dell'anno passato. Il Napoli ha avuto diverse occasioni per avvicinarsi alla Juve, però volta per volta insomma ha mancato l'appuntamento con i tre punti, e quindi oggi si trova ancora ad inseguire. Se consideriamo che in molte partite il Napoli è stato sfortunato, possibilmente oggi si trovava già sopra la Juventus, insomma l'aveva già scavalcata. Ho da farti in ultimo una domanda, più che una domanda, insomma una curiosità. Volevo un attimo collegarmi a quelli che sono i tuoi cugini, i Rosanero, per parlare un attimo di quella che è stata la carriera appunto di Cavani. Come commenteresti tu, da catanese e tifoso appunto del Catania, quella che è stata la parabola, se così vogliamo definirlo, ossia il passaggio dal Rosanero in azzurro all'ombra del Vesuvio di Cavani, e poi questa sua grandiosa rimonta personale e anche calcistica? Secondo te è solo il risvolto di trattative di calciomercato, da catanese, ecco, che guarda da lontano quella anche che l'attuale situazione dei Rosanero, come commenti insomma tutta questa situazione? Ma guarda, non so dirti che se riguardano appunto risvolti prettamente di trattative di calciomercato. Quello che posso dire è che Cavani è stato sempre un campione fin dalla giovanissima età. Io personalmente ho parlato con chi l'ha scoperto sostanzialmente in Uruguay, chi l'ha lanciato, sostanzialmente uno dei suoi primi agenti, e mi diceva appunto che già da giovanissimo aveva provato a piazzarlo in Italia, aveva sostenuto un provino al Chievo, però era stato un po' sottovalutato, ecco, inizialmente. Poi all'arrivo a Palermo appunto ha mostrato come sia un giocatore importante, e a Napoli credo che sia definitivamente esploso. Oggi il Napoli si trova uno dei migliori, se non il migliore attaccante in circolazione, ecco. Ma vedi, la Juventus stesso, il Milan, sono andati a cercare attaccanti all'estero, il cosiddetto top player, senza però avvicinarsi a Cavani, che probabilmente il Napoli non avrebbe mai ceduto. Però se qualcuno vuole cercare il meglio in circolazione deve rivolgersi al Napoli, perché Cavani in assoluto è il miglior centravanti in circolazione, insieme a Falcao, almeno in questo momento. E certo, mi auguro per domenica che non segni a Catania, però insomma, che dire, godetevelo voi che avete il Matador, no? Sicuramente. In ultimissimo, Antonino, un tuo breve commento sul futuro del Catania e del Napoli, come lo vedi? Ma il Catania classifica alla mano, è inutile nascondersi dietro un dito, ormai è sostanzialmente salvo. Mancano ancora molte partite e il Catania può continuare a divertirsi e a far divertire la sua gente. Come dicevo prima, il Catania che verrà a Napoli sarà un Catania, tra virgolette, dallo spirito libero, ecco, diciamo più spensierato, senza l'obbligo sostanzialmente di dover raggiungere il risultato. E in queste condizioni credo che le squadre forse si esprimano ancora in modo migliore. Quindi, insomma, parlare di Europa in questo momento per il Catania è un po' difficile, anche perché se dobbiamo essere realisti, insomma, davanti a squadre come Milan, la Fiorentina, l'Inter, squadre che hanno tutt'altra caratura. Però insomma siamo qui e noi vogliamo goderci questo campionato e continuarci a divertire. Il Napoli lo sostengo da tempo che è la vera rivale per lo scudetto della Juventus,
e come ho già detto prima, se non fallisce le occasioni utili per avvicinarsi ai bianconeri, io penso che quest'anno possa essere la volta buona per i tifosi del Napoli per alzare nuovamente il tricolore in piazza e festeggiare. Grazie ad Antonino Bulla, al quale auguriamo davvero buon lavoro, per essere intervenuto ai microfoni di Napoli Village per la rubrica della qui presente Emilia Senzala, ossia Linea Azzurra Gol. Grazie a te Emilia, un saluto a tutti i tifosi del Napoli e l'augurio è quello che domenica, anzi scusami sabato, chi assisterà alla partita del San Paolo possa divertirsi e assistere a una bella partita. Così come noi tifosi azzurri salutiamo davvero con tanto affetto i tifosi catanesi. Grazie.